Prima di iniziare il video, gente, voglio fare una piccola precisazione. Il video che andrete a vedere oggi è un video ideato solo a scopo di intrattenimento e di divertimento. Infatti, non voglio che passi un messaggio sbagliato, cioè ad esempio un messaggio di vanto che può essere colto dal titolo che avete letto dalla copertina. Quindi, dopo aver fatto questa piccola precisazione che mi sembrava doverosa, vi lascio alla visione del video. Ecco qua, signori. Buongiorno, ragazzi. ragazzi. Gente, sta per iniziare un vlog che penso che sia fuori dal normale, fuori da ogni limite della vostra immaginazione. Ci saranno tante, tante, tante sorprese e coppate da parte di quest'uomo. Kappa Quindi Challenge. sfidiamo Vlad, Marengo e King Christian, com'era? Christian King. Christian King. Sfidiamo voi tre. Guardate il video. Bene ragazzi, siamo sul treno, direzione Milano. Rosolino Mare. No, quello è un altro video, ve lo lascio qua sopra nelle schede. Direzione Milano City. Oggi, ragazzi, è un vlog epico. Mi tolgo anche gli occhiali perché è un vlog epico. Ed eccoci qua con la mascherina, non sentirete un cazzo. Pausa pranzo e dopodiché sarà un vlog. Asterisco costoso. Asterisco. Bene ragazzi, inizia la nostra avventura. Teo, sei già disperso? No, attenzione, non devo comprare io stavolta. Ah, ok. Ragazzi, guardate la faccia disperata. C'è la mascherina, ma non vedete la faccia disperata di quest'uomo. Copiamo? Le coppie? Aggiudicate. Aggiudicate? Primo cop della giornata, ragazzi. Perfetto, prendi. Vai, vai. Sì, le prendo. Ragazzi, ci troviamo in via Torino, sempre a Milano. Piccoli cop da Footlooker, ma la parte migliore sta per venire tra poco. Andiamo da Dropout. E niente. E lì? Lì. Ebbene sì, il file è corrotto, non ho tagliato io, ma è proprio così. E niente, mi si è corrotto il file e vi voglio far vedere cosa ho preso quando ero in fumetteria. Vi faccio vedere qua il mio scaffale dedicato a One Piece. Ho spostato già i vari oggetti che avevo qua di decoro, vabbè, c'è un fumetto di Scotex e un libretto. Gente, ho recuperato tutto One Piece. La collana, quella bianca, dal primo che ho deciso di prendere questo qui, il ventennale, e ho deciso di recuperarmi One Piece. Sono un grande appassionato di questa serie. Il costo per recuperarla tutta era sempre stato alto, ma grazie al bonus cultura ho preso
una grandissima parte di tutta la saga. Sì, questo è conciato male, ma era quello che avevo da ragazzino. E niente, ho recuperato fino al 58, che è la guerra di Marineford. In più ho preso anche, sì, c'è la mia piccola mensola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del manga dei Pokémon. Direi di continuare con il video. Dai, dai, torniamo a meditare, va. Allora, gente, manca pochissimo per la sfida One Cup. Drop out, Renascente, fumetteria che lasciamo stare, scarpe footlook, cazzate prese da tipa, cioè robe da tipa che sono cazzate, vero? Vero, Camilla? Sì. Poi, poi vediamo ancora. Sono stanco. Ed eccoci qua. Cazzate, ragazzi. Ecco qua, ragazzi, un salutino qua in cama. Ciao, ciao, ciao. Ed ecco qua la giargianata. Allora, quello è il Duomo, quella è la galleria, queste sono le palme che dovrebbero anche piacerti. Dai, andiamo. Non saliamo sul Duomo? Sì, a piedi. E se vuoi alle 17 fanno un corso di free climbing. Dai, andiamo fuori dal cazzo. Bene, partiamo subito. Allora, ragazzi, qua ce la stai filmando? Sì, certo. Ed eccole qua, le off-white. Off-white. Si sentirà poco, queste sono? 2,30. 2,30. 2,30. Poi abbiamo t-shirt. T-shirt Supreme. Ok, metto dopo il pezzo. Poi pezzo di classe. Nuova fragranza. L'ha trovato. Vedi? La Love Edition. No, Love Edition. Poi abbiamo speso i fumetti. Ho recuperato quasi tutto One Piece. Qua. E tutto qua dentro. Penso che sia troppa la roba, non la starò a far vedere. Poi cosa abbiamo? Profumo Versace, 80 euro. Io vedo la faccia del Gap. Abbiamo lì la costa. Abbiamo lì le coste. Le costole. Le costole. Sono fatte di costole di, di coccodrillo. Di drago di Komodo. Queste qua. Eleganti. Niente, esatto, per il lavoro. Certo. E va bene così, e va bene così. Ragazzi, vediamo se arriviamo a un K. A un K. Ma prima ci siamo arrivati, Sì. Ho preso l'aperitivo, direi proprio. Ah, ok. Abbiamo preso l'aperitivo. Allora, contando l'aperitivo, ragazzi, siamo arrivati alla K. Quindi, gente. Mi son detto, subito dopo essere tornato a casa, che si era un po' persa questa cosa della sfida di arrivare a spendere questa cifra. E quindi mi son detto, ma perché non andare una seconda volta? Quindi sono andato il giorno dopo, insieme ad altri due miei amici, cioè Naked Snake e Tommaso, e siamo andati a Milano per concludere la sfida, perché Naked Snake doveva fare anche lui una grande spesa, diciamo un super acquisto di fumetti. E quindi vi lascio al secondo giorno a Milano. Nell'ombra, nel buio, è lì Naked Snake. Devi chiedergli. Il signor Naked Snake ha acquistato un bel po' di fumetti. Ho speso troppo, ragazzi. Questo è un messaggio per il Teo. Il Tia is the new Teo. E niente, ragazzi, poi abbiamo qua altri acquisti. Ho preso altra roba. E niente, dopo facciamo vedere un po' tutto, nel senso tutto. Cazzo. Sembra un po' che, però, cioè, è tanta roba così. Sì, sì, no, si vede, sì, penso che si vede. E aspetta. In più abbiamo altra roba. One Piece. In totale io ho speso 55, tutti, eh? 214. Bene, poi a fine video ci sarà il calcolo totale. Sì. E poi anche qualche magnettina da... Uniqlo, lui, io, qua dentro, non ci vuoi di tirare fuori, sono tre.
e niente. Ordinare così sbotti. 5 ragazzi. Siamo 3. Impressionante.